Oh ragazzi, finché non c'è Heidfeld io mi siedo all'interno della vettura, poi cerco di scappare, eh. Vado. Un po' piccola per me. Non fatevi venire strane idee, non guiderò questa Dacia Sandero Stepway stasera, ma sono venuto qui dopo il Salone di Detroit 2018, mi va benissimo perché sono alla Pininfarina, Cambiano, provincia di Torino, una realtà spettacolare quella di questa azienda di design, di tecnologia e di vetture, soprattutto mitiche, soprattutto Ferrari, vetture che hanno segnato assolutamente un'epoca. Andiamo all'interno di questa azienda perché oggi, devo dirvi appunto, Pininfarina fa già parte del gruppo Mahindra, ma oggi viene presentato un accordo tra Mahindra Racing e Pininfarina stessa. Bellissima l'entrata, già con una Ferrari Sergio, meravigliosa questa vettura, guardate la bellezza e la pulizia, l'avevo già vista in un salone a Los Angeles, oggi la rivedo qui anche con i suoi bei fari accesi, che bellezza, un'auto veramente super spettacolare, guardate anche gli interni, come sono realizzati, bellissima, una vettura del 2013 basata su una Ferrari, fatemi sapere quale. Andiamo a vedere un po' di oggetti di design qui all'interno dell'azienda, riconosco una porta della testa rossa, poi ci sono altri modelli, altri oggetti di stile, questo è un monoshi, guardate che bellezza, e poi vi faccio vedere qui all'interno di questo showroom, guardate che roba, bellissimo, ci sono Alfa Romeo, ci sono Lancia, ci sono delle Fiat, questa partiamo dalla 280, la Duetto 80, bellissima come nome, è stata creata nel 2010 per celebrare il 100° anniversario della Alfa Romeo, una vettura assolutamente meravigliosa, interpreta gli schemi di quelli che sono le vetture disegnate da Pininfarina per Alfa Romeo, li reinterpreta e guardate che bellezza di vettura, sia per quanto riguarda la parte frontale, gli interni con questo bellissimo volante a calice, poi anche la zona posteriore, meraviglia delle meraviglie. Qui di fianco altrettanto bella, direi oggettino assolutamente alla moda visti i tempi che corrono, con la collaborazione tra Fiat e Mazda, che ha dato luogo alla nuova Fiat 124 Spider, questa è la 124 Spider America con il motore 2000 Volumex da 135 cavalli, ovviamente trazione posteriore, qui si va di più sul moderno, Ferrari FF 2012, motore V12, 4 posti, trazione integrale, una vettura molto particolare, è stata la prima shooting brake di serie, mettiamola così, firmata Ferrari. Ferrari berlinetta Boxer, qui andiamo nel design che più ha fatto conoscere Pininfarina nel mondo, questa è del 1971, la prima Ferrari con il motore Boxer, assolutamente, sì, se non ricordo male, 4390, 360 cavalli, trazione posteriore, uno studio in questo caso della vettura sportiva del 1900, che poi è debuttato nel 1973. Aspetta un secondo, andiamo a vedere la storia, dando l'impressione questo prototipo prenderà l'avvio della produzione, esatto, 929 unità, me lo ricordavo bene. Ferrari P6, anche qui bellissimo questo design, molto pulito, questo è un studio di design, montava una meccanica ipotizzata che era un 3000 posteriore motore centrale, 400 cavalli, bellissima nello stile, anni assolutamente 70, ma con quell'accenno di futuro che era tipico delle vetture di quegli anni, guardate anche qui, super bellezza la macchina, bellissima, bellissimo anche l'interno, guardate che roba, e bellissima anche la zona posteriore con i fari che sono un pochino più bassi rispetto alla coda, che risulta magari un pochino più pesante, ma veramente bellissima. Qui abbiamo una bicicletta di De Rosa, che si è disegnata in questo caso da Pininfarina, spesso ci sono le collaborazioni tra i designer e i costruttori di biciclette, proprio perché la bicicletta di fatto è un oggetto di stile. Questa è la Sigma Grand Prix, è una monoposto molto particolare perché è realizzata con in cooperation with the Swiss Automobile Magazine Automobile Review, con soluzioni molto originali, bellissima devo dire, nelle forme, con i suoi pneumatici originali Firestone, veramente bellissima anche questa monoposto, perché dovete sapere che Pininfarina non è solamente un costruttore di auto di serie tra virgolette, ma a suo modo ha detto la sua anche per quanto riguarda lo stile di alcune macchine da corsa, bellissimo questo motore 12 cilindri, guardate che roba, qui dietro è bellissimo anche il freno che come soluzione dell'epoca veniva montato vicino al cambio, questo per andare ad alleggerire le masse all'interno del mozzo, veniva utilizzata questa soluzione, bella,
davvero. Andiamo a vedere poi altri modelli di stile. Io qui ci perderei le intere giornate. Un'altra vettura del 2012, la Cambiano. Questa è stata presentata, non mi ricordo in che salone l'avevo vista, andiamo a vedere. Berlino sportiva, sì, plug-in electric, ok, salone di Ginevra 2012, infatti me la ricordavo giusta, una berlina dal tono sportivo, con quattro posti, con la porta molto lunga, questo per andare a dare uno stile molto slanciato. Guardate che bello anche l'arco che caratterizza l'andamento della parte superiore, poi la pulizia che caratterizza la zona inferiore. Ritorniamo nel passato, Lancia Florida 2 1957, bellissimo, guardate le Lancia cos'erano una volta. Questa appunto deriva dalla famiglia, guardate la bellezza di questa auto, bellissimi anche gli interni, molto puliti, anche qui la pelle inizia a portare un po' i segni del tempo. Direi che assolutamente stato di conservazione perfetto, vettura assolutamente bellissima. Ripartiamo anche qui al Romeo Giulietta Spider 1006, anche qui bellissimo il design, bellissimi gli interni, guardate che roba, macchina assolutamente spettacolare. 1955, una bellissima anche qui la definizione, Alfa Romeo Giulietta Spider definita da Pininfarina la bella signorina. Motore 1380 cavalli, trazione posteriore. Passiamo alla Nash Haley Spider 1951, bello il colore bianco di questa vettura. La prima volta che l'industria automobilistica americana si rivolge al carrozziere europeo, frutto della collaborazione tra l'americana Nash, fu protagonista del film Sabrina con Audrey Hepburn. Motore anteriore 4138, 142 cavalli, trazione posteriore. Chiudiamo questa carrellata con una bellissima Cisitalia 202 berlinetta del 1947. L'azienda Pininfarina c'è dagli anni 30, anche qui stile assolutamente meraviglioso, vettura pazzesca, guardate che roba, quanto belle erano le vetture di questi anni. Dovete sapere che tutte queste auto che avete visto all'interno qui della Pininfarina dello showroom non sono realizzate in fibra di carbonio, forse qualcuno iniziava già ad avere qualcosa di realizzato in autoclave o qualcosa del genere, ma come vedete tutti gli strumenti del lavoro venivano utilizzati a mano, di legno o di ferro, proprio per battere le lastre e dare forma a questi scheletri. Su questi scheletri dare forma all'alluminio, all'acciaio che veniva battuto dai battilastra, bellissimo, guardate che roba, su questo telaio in legno. Quindi davvero il lavoro del carrozziere una volta era qualcosa di assolutamente pazzesco. Ma direi che è venuto il momento però di andare a vedere qual è l'accordo tra Mahindra Racing e Pininfarina. Andiamo. Volete sapere cosa significa lo stile italiano? Ve lo dico subito, stile italiano significa senso della proporzione, semplicità e armonia di linee, ovviamente, sicché quando è trascorso un tempo considerevole si può ancora notare qualcosa che risulta più vivo del ricordo della bellezza. Pininfarina, Tokyo 1960, top assoluto, da brivido questa dichiarazione. Riviaggiamo a fianco di questa eccezionale Sergio, macchina bellissima, vi rinvito ancora a dirmi su che base è stata fatta questa vettura. Passo di fianco alla Sintesi realizzata nel 2008, anche questa altra vettura molto bella, direi che anticipa alcune forme della FF, qualcosina sì, secondo me è stato poi ovviamente ripreso tutt'altro stile, non è quattro porte la FF eccetera eccetera, ma alcune proporzioni in particolar modo della zona frontale direi che assolutamente la ricordano. Non ho bevuto, se la vedete da vivo poi ve ne rendereste conto anche voi. Andiamo però nella sala appunto per vedere qual è la partnership che si sta sviluppando tra Mahindra Racing e la Pininfarina. Eccoci qui con Paolo Pininfarina, presidente della Pininfarina, buonasera. Buonasera. Vorremmo sapere chi è la Pininfarina oggi. La Pininfarina è una società multinazionale, leader e all'avanguardia nel settore del design, da sempre, dell'ingegneria, della ricerca e dell'innovazione. Ho visto all'entrata uno showroom bellissimo con delle auto incredibili, qua dietro ne abbiamo un'altra che era un concept di stile di una macchina a idrogeno, quindi guardate anche al futuro. Qual è la macchina sua preferita? Fatta in 90 anni di storia dell'azienda? La prossima. È sempre la prossima? È sempre. E di quelle del prossima. Passato invece? Ma di quelle del passato, ecco, la Sergio, bravo, ha detto la Sergio, perché racchiude
l'esperienza di mio padre, sono più di 50 anni di lavoro in azienda, è stata poi prodotta in 6 esemplari che sono i 6 decenni di collaborazione di mio padre con la Ferrari. Abbiamo fatto una macchina dedicata a lui. Sì, se devo sceglierne una, ha scelto bene. Grazie. E invece, per quanto riguarda la collaborazione con gli indiani, anzi, la nuova partnership con gli indiani, hanno acquisito il 76% nel 2015, se non ricordo male. Sì. Come state lavorando con loro? Ma bene, diciamo che noi abbiamo tutta la nostra indipendenza, l'abbiamo detto dall'inizio, siamo una società quotata, assolutamente indipendente, che continua a lavorare, a fare il suo business, e loro ci supportano, ci creano delle opportunità sia di marketing che anche delle opportunità tecniche. Oggi per esempio qui abbiamo questa opportunità di collaborare nel settore della Formula E, dove si mettono insieme due eccellenze, loro sono leaders, noi siamo leaders nel design e nell'innovazione, possiamo fare una bella squadra insieme, crescere e fare esperienza. Io la lascio e vado a sentire Nick Heidfeld cosa dice. Ok, grazie. Saluti. Oh ragazzi, finché non c'è Heidfeld io mi siedo all'interno della vettura, poi cerco di scappare, eh. Vado. Un po' piccola per me. Non riesco nemmeno a sedermi. Che piccola. No, la Formula E non fa per me. Nick, this car is only for you, it's too small for me. No, you're too big. I'm too big for this car. Congratulations for this activity on Formula E. What do you think about the championship? It's a fantastic championship to be part of. I had the idea, or liked the idea before joining, and to do something completely different to Formula One. It's a one-day event. So physically it's not very tough, but mentally it's very challenging. We have a practice qualifying race all in one day. The circuits are always street circuits. The venues we go to are amazing. We don't only have like one highlight, but in Europe we go to Rome this year for the first time. We've been to Paris, Berlin, abroad. We've been in Russia, in Moscow, in Hong Kong, in Miami. So it's an amazing series to be part of. Can you explain us something about the car? Yes, I can show you. Yeah. The steering wheel, for example. Yes. Intanto io sono seduto qui dentro, non ci sto. A big difference to other cars is that we can decelerate the car not only with the brakes but also with the engine. Okay. And regenerate energy. So if we pull this pedal here, okay, it's not the hydraulic brakes but the engine that decelerates the rear. Okay. And then we hopefully have a bit more energy available. Okay. So this is something unique. And you see that we don't have slicks but we have roof tires. Yeah. Obviously slicks would be more fun in the dry, but it's great because Michelin gave us a tire that works in Donington in the cold, or also in the summer in Italy. They are so close to the normal street tires. Yes, that's what they say. Yeah. Apparently they're close to street tires, yes. Yeah, and you use carbon brakes. Yes, we have carbon brakes. Is it difficult to use carbon brakes with this type of tire? No, not with this type of tire, but with how you have to drive this car, especially in the races. Okay. Because we have to look after the energy. We do a lot of lift and coasting, so we don't need to brake very hard. And this means sometimes brakes don't achieve high enough temperatures. So sometimes in the races they're too cold to really work. Do you miss Formula One? Yes and no. I missed it obviously a lot after I left. A lot less now. No, I would say no. I miss driving the car because they're fantastic to drive in regards of the speed, but I enjoy Formula E a lot. I remember a record view in Nürburgring with the BMW. Yes. Formula One. Do you want to go to Nürburgring also with the Formula E? Oh, that's a good idea. Actually, I haven't thought about that. What would have been fantastic, and I only knew about it after BMW unfortunately left F1, is in these 3 laps I did there in F1, we had some camera cars and show tires and so on. But their plan was, the idea, to later on go there and go for record time. So this would have been amazing. Thank you very much. Welcome. Adesso però voglio provare a sedermi bene all'interno di questa macchina. Vediamo se ce la faccio. No, non ce la faccio, è veramente piccola. Nick, per favore, grazie. Non ce la faccio a salire dentro questa macchina. Non ce la faccio neanche a uscire. Oh ragazzi.
ragazzi, niente, non ce la posso fare. Grazie Nick. Cameraman di eccezione. Di fatto però non ci ho capito niente di questa collaborazione ancora, per cui devo cercare qualcuno che ne ha capito qualcosa. Finalmente ho trovato qualcuno che ci può sicuramente spiegare questa partnership. Silvio Angori. Angori, lo sbaglio sempre, ho fatto apposta stavolta in realtà, amministratore delegato di Pininfarina. Buonasera. Buonasera. Ci può spiegare cosa succede? Perché in realtà la Pininfarina è già della Mahindra e questo accordo tra Mahindra Racing e Pininfarina suona un po' strano. In realtà la stranezza è solo apparente, come sempre succede. Perché è solo apparente? Perché sì, è vero che il nostro gruppo, quindi il gruppo Pininfarina, è posseduto al 76% dal gruppo Mahindra. Esatto. Ma il 24% della società è flottante in borsa, perché noi siamo, okay, una società quotata alla borsa di Milano. E i rapporti che noi abbiamo con il gruppo Mahindra sono rapporti a condizioni di mercato, gli americani direbbero ad arm's length, no? Quindi essendo a condizioni di mercato, i rapporti che, non, che tutto quello che viene regolato tra noi e loro è identico a quello che noi avremmo, la relazione che avremmo con un cliente terzo, okay, indipendentemente dal fatto che si chiami Mahindra e Mahindra. E quindi stringendo, arrivando al racing? Ecco, allora stringendo, andando al racing, il fatto è che noi abbiamo accumulato sopra molti decadi competenze di tutti i tipi, in particolare nel mondo aerodinamico, dello sviluppo aerodinamico di vetture alto prestazionali, siano esse da corsa, siano esse vetture alto prestazionali che vanno su strada. Quindi abbiamo deciso di stabilire questa collaborazione con Mahindra Racing perché da un certo punto di vista è un beneficio doppio, perché da un lato noi mettiamo a disposizione il nostro know-how a Mahindra Racing, dall'altro noi accumuliamo esperienza sul mondo della Formula E che, devo dire francamente, fino ad oggi non avevamo, perché noi abbiamo contribuito allo sviluppo di vetture ad altissime prestazioni per corse, ma non per Formula E. Quindi ecco l'interesse per il quale noi siamo qui stasera ad annunciare questa collaborazione. Una cosa mi incuriosisce è che dall'ARA è arrivato a realizzare il prodotto stradale partendo dal racing, voi invece arrivate al racing partendo però dal prodotto stradale, poi di fatto, perché è vero, macchine ne costruite, avete costruite anche voi, ne avete mai costruite forse con la marchio Pininfarina, però ne avete costruite tante, però appunto è curiosa come due aziende italiane così radicate, così forti, così anche popolari nel nome, siano arrivati poi al racing, quindi evidentemente poi tutto confluisce lì. Beh, senz'altro, il racing, come tutte le competizioni in senso stretto in questo caso, perché comunque anche nelle vetture stradali c'è la competizione, no? Chiarissimo. Ecco, il racing scalda il cuore, la passione, eccetera. E devo dire anche c'è un po' di differenza tra noi e Dallara, perché noi abbiamo un grandissimo rispetto per Dallara, e Dallara fa vetture da corsa, mentre invece noi contribuiamo allo sviluppo di una vettura da corsa, che è una cosa molto diversa. Assolutamente, ovviamente. Sì, chiarissimo. Non volevo dire che erano uguali le aziende, ma che comunque è curioso che due realtà italiane poi sono arrivate a strade simili seguendo percorsi, certo, differenti. Grazie, bella partnership. Grazie. L'anno prossimo sarà un anno di sfida, perché viene fatta completamente la macchina nuova, quindi è per questo si parte con questa vettura che è uguale per tutti praticamente, ma poi ci farete vedere di cosa siete capaci. Appunto, bocca al lupo a noi e a voi e a lei. Dai, grazie. Grazie a lei. E con lo spettacolo di questa Sergio chiudo questo vlog da Pininfarina. Non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Io scappo con questa Sergio. Ciao!